Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di un argomento che mi avete richiesto voi, ovvero Mercurio retrogrado. Vi ho già fatto un subliminale su questo argomento, però giustamente mi avete chiesto di spiegarvi che cosa sia Mercurio retrogrado e insomma come funziona anche per quanto riguarda il ritorno degli ex. Cos'è Mercurio retrogrado? Essenzialmente il moto retrogrado è soltanto un'illusione ottica in cui Mercurio sembra cambiare direzione e andare all'indietro. In realtà non è propriamente così, ma semplicemente il pianeta si sta muovendo molto più lentamente della Terra e ci dà dunque questa illusione di moto di ritorno. E è un fenomeno che accade solitamente 3-4 volte all'anno. E viene percepito un po' come un periodo negativo, ma capiremo insieme il perché non dovrebbe essere inteso in questa maniera. Cosa succede durante Mercurio retrogrado? Ci sono dei problemini riguardanti la comunicazione. Perché? Perché Mercurio è il pianeta legato proprio alla comunicazione, al dialogo e alla comprensione. Ed è per questo che si dice anche che alcuni segni siano più coinvolti, diciamo, durante questo particolare periodo. Io, ad esempio, sono gemelli, ascendente vergine, due segni mercuriali, quindi ecco, mi tocca particolarmente questa cosa. Questi problemini di comunicazione spesso non emergono soltanto con le persone, quindi non ci sono soltanto fraintendimenti, magari più liti del solito. Ma è un problema che si riscontra anche con la tecnologia, in particolare con i cellulari, con i computer, insomma con tutte le apparecchiature elettroniche. Questa cosa effettivamente io l'ho riscontrata, non si sa bene quale sia il motivo, però ecco, il consiglio che solitamente danno gli astrologi è quello di non prendere decisioni importanti durante Mercurio retrogrado, quindi ad esempio non firmare contratti. Non lasciare la persona con cui si sta in una relazione, eccetera, eccetera, proprio perché è un periodo in generale di, per così dire, confusione, riflessione e di ritorni. Perché di ritorni? È un po' come se questo rallentamento di Mercurio si riflettesse anche su di noi, cioè è un periodo in cui ci si ritrova inaspettatamente a pensare al passato. Non per forza con connotazione negativa, ma semplicemente potrebbero succedere delle cose che ci portano a ripensare magari a vecchie relazioni, vecchi amici, vecchi colleghi, insomma situazioni che pensavamo fossero risolte. Però tutto ciò non avviene per caso, infatti questo periodo in qualche modo è funzionale a farci riflettere sulla nostra vita, a farci comprendere il perché di determinate decisioni e magari anche a rivedere un po' queste decisioni e decidere appunto diversamente, quindi riconsiderare le posizioni prese precedentemente. Dunque, non è poco comune che si facciano risentire in questo periodo appunto i fantomatici ex, e questa appunto non deve essere vista come una cosa spaventosa o negativa, ma anzi come un modo per essere ulteriormente in pieno potere nella propria realtà, in quanto potreste avere l'occasione sia di dare il palo che tanto avreste voluto dare all'epoca, o semplicemente riflettere realmente su ciò che volete. Quindi se ad esempio stavate manifestando quella persona, ecco, avrete l'occasione di magari risentirla, rivederla. Non si sa mai. E questa è una cosa sperimentata da tantissime persone. Anche quando non sanno dell'esistenza di Mercurio retrogrado, anche quando non conoscono, insomma, gli effetti di Mercurio retrogrado sulla gente potremmo definirli. Quindi Mercurio retrogrado non è un brutto periodo dell'anno e in realtà questo movimento all'indietro può aiutare a dare nuova energia a dei progetti in fase di stallo e può anche appunto riaccendere queste vecchie relazioni, di cui evidentemente nel nostro intimo sentiamo la mancanza, cioè quando riappare una persona dal passato noi ci dobbiamo sempre chiedere il perché. Non significa che sia
come dire, successo perché noi amiamo quella persona, la rivogliamo indietro, eccetera, ma sicuramente dovremmo riflettere sul perché proprio quella persona magari si è fatta risentire. Magari dobbiamo riflettere sulle credenze limitanti che ci hanno portato ad incappare in quella relazione, eccetera, eccetera. Insomma, deve essere visto come un periodo proprio di riflessione. Solitamente gli effetti di questo rallentamento del pianeta si possono riscontrare anche prima del fenomeno stesso, quindi una settimana circa prima. Non è una cosa, insomma, poco comune. Ma quindi cosa dovremmo fare? Secondo me la cosa più intelligente da fare è non soffermarsi sui cosiddetti aspetti negativi di questo moto all'indietro, i problemi di comunicazione, eccetera, eccetera, bensì soffermarsi proprio sull'opportunità che questo periodo ci può dare. Se ad esempio volete manifestare il ritorno del vostro vecchio lavoro, il ritorno di un'amica che avete perso di vista, ma sì, anche il ritorno dell'ex, anche se magari non è sempre consigliabile, ecco, questo può essere il periodo, diciamo, ideale per farlo, proprio perché questa influenza di Mercurio, ecco, colpisce alla fine un po' tutti, chi più chi meno. Quindi, così come magari voi state ripensando a situazioni passate, così ecco anche la vostra persona specifica potrebbe stare ripensando a voi. Dunque, dovete vedere questo periodo come un'opportunità, un qualcosa di benefico, un qualcosa che va a vostro favore. E vi assicuro che se utilizzerete questo periodo come una sorta di placebo, tutto migliorerà in funzione dei vostri assunti. Dunque, iniziate come prima cosa a non avere paura di Mercurio retrogrado e a considerarlo vostro amico, vostro alleato. Altro consiglio che vi posso dare è quello di non prendere appunto troppo alla lettera i pensieri, i sogni che vi verranno durante questa fase, perché, come vi ho detto prima, non è tanto importante il fatto di pensare a quelle persone, a quelle cose, ma il perché dovete riflettere sulle motivazioni che stanno alla base di quei pensieri. Quindi non prendete decisioni affrettate, non contattate i vostri ex, bensì meditate, meditate tanto su di voi. Fatemi sapere nei commenti le vostre esperienze riguardanti Mercurio retrogrado. Fatemi sapere se i vostri ex vi hanno già contattato o se ci sono state delle novità, sicuramente sì. E io vi mando un bacione e ci sentiamo al prossimo video.